Siamo con Laura Colombo di Prima Luna, caporal maggiore delle truppe alpine in forza a Courmayeur come atleta tra i militari con la gloriosa penna nera. Come mai questa decisione di una fanciulla di arruolarsi tra le truppe alpine? Ma facendo sport, nel mio caso sci di fondo a livello agonistico, il fatto di avere un gruppo, in questo caso come il Centro Sportivo Esercito, che ringrazio per tutto il supporto e il lavoro che fa per noi, diciamo che è indispensabile avere dietro tutta questa macchina che ti segue sia durante la preparazione estiva che durante l'inverno nel periodo delle gare. Come è iniziata la carriera di sciatrice, di atleta, di Laura nella sua Valsassina? Ma io ho iniziato con gli sci stretti ai piedi quando avevo 3 o 4 anni, così per gioco, fin quando a 10 anni più o meno ho fatto la prima garetta e da lì mi è piaciuto e non ho più smesso fino adesso che è diventato il mio lavoro. Le prime gare sono state con quali sci club? Con lo sci club Prima Luna, in cui sono stata fino al 2018, prima di essere stata ruolata col Centro Sportivo Esercito, che ringrazierò per sempre per tutto il lavoro che fanno per i ragazzi e per il territorio e la Valsassina. Con l'arruolamento la destinazione al centro di Courmayeur? Sì, durante la preparazione estiva saliamo spesso nella caserma di Courmayeur, dove possiamo allenarci molto bene. Oltre a questa abbiamo anche un'altra sede che è quella di Brunico e lì sfruttiamo le varie piste di ski roll, che è il nostro mezzo di allenamento principale estivo. Quali sono gli impegni recenti o anche meno recenti in questi già di 3 anni, mi sembra, di permanenza tra le truppe alpine settore agonistico? Ma ci sono vari circuiti invernali come quello di Coppa Italia o campionati italiani per poi salire in Coppa Europa e, se si riesce, spero, in Coppa del Mondo. Quali saranno adesso i prossimi impegni al termine della stagione estiva che stiamo vivendo? Adesso durante la stagione estiva facciamo alcune gare di ski roll e da fine novembre a fine marzo iniziamo con le gare, iniziando con dei test di selezione a Livigno, dove saranno presenti tutti gli atleti italiani, e per poi iniziare con la stagione vera e propria. Quali sono i risultati migliori che Laura può ricordare in questi 3 anni con le penne nere? Ma sicuramente la partecipazione ai mondiali junior è stata la prima esperienza un po' internazionale che ti fa capire veramente che c'è tanto da lavorare per stare al passo. E poi ho fatto alcune gare di Coppa Europa oppure gare di Coppa del Mondo di ski roll, che devo dire che anche quelle sono, c'è un bel clima e sono molto stimolanti e servono soprattutto in vista poi dell'inverno. In questi giorni che registriamo l'intervista qui a Lecco, è in vacanza, è in periodo di riposo o è ancora in servizio nella sua Prima Luna? No, io comunque quando sono a casa seguo il programma di allenamento che mi viene dato dai miei allenatori, Elisa Brocard, che faceva l'atleta anche lei fino all'anno scorso e ha fatto molte Olimpiadi anche, e Simone Paredi, che è qua ad Inverigo, che mi allena già fin dall'anno scorso e mi trovo molto bene con lui. Adesso quando è previsto il rientro a Courmayeur? Ma per quest'anno Courmayeur penso che non lo vedremo più, in quanto inizieremo le gare tra qualche mese ormai e andiamo più spesso a Brunico. Facciamo vedere a coloro che ci seguono che c'è la stella dell'esercito italiano e qui i gradi di caporal maggiore. Esatto. Che sono stati già ottenuti con l'ingresso, è una nomina arrivata dopo qualche anno di permanenza tra le truppe alpine. Dopo essere entrata come caporale, dopo un anno sono passata a caporal maggiore. E il prossimo grado nuovo, maggiore, quale potrebbe essere? Primo caporal maggiore, che dovrebbe avvenire l'anno prossimo. E per il corso, per diventare sottufficiali, bisogna fare un apposito corso diverso? È una carriera che termina questa dei caporali? Sì, diciamo che tra qualche anno, sperando di poter continuare con il centro sportivo, potrei passare a sottufficiale. Un'ultima domanda,
gli alpini dei gruppi sportivi fanno una vita militare come gli altri alpini, quindi al di là degli allenamenti hanno durante la giornata certi ritmi di chiamata, certe scadenze che hanno le truppe normali. Ma a dire la verità noi atleti siamo abbastanza liberi, quindi ci alleniamo e vabbè, comunque dobbiamo sempre tenere presente che siamo dei militari e portare con onore questo titolo. E poi comunque, per esempio, quest'anno io sono stata in servizio alla Dunata di Rimini, dove stavo al villaggio alpino, dove facevamo provare ai turisti il nostro sport su una pista di plastica. E allora l'ultima domanda, parliamo della Dunata di Lecco in ottobre, per i 100 anni della sezione Ana di Lecco, sarà in servizio anche questa Dunata come quella di Rimini? Non so ancora dirlo, però visto che sarà ottobre penso che sarò impegnata sui campi da sci. Bene, allora tanti auguri. Grazie. E viva le penne nere e viva le sciatrici dell'esercito italiano e le truppe alpine. Grazie mille.